Siamo al Caffè Gambrinus per la presentazione dell'ultimo lavoro discografico di Anna Capasso. Anna, ecco, ci puoi spiegare esattamente come nasce questo lavoro? Il lavoro è il singolo Salve a tutti ed è Bye Bye, e nasce da una storia che un mio amico che mi ha raccontato l'estate scorsa, dove aveva un problema con il compagno e io gli ho consigliato di dirgli: guarda, dagli la prima, la seconda possibilità, alla terza digli Bye Bye. Dopo che abbiamo parlato con anche gli altri autori del brano, Massimo D'Ambra e Vincenzo Bless, abbiamo costruito questa storia, che comunque è una storia che riguarda tutti: l'amore tossico, quello che insomma dall'altra parte c'è un uomo o una donna narcisista a tal punto da farti soffrire. E da qui nasce Bye Bye, quindi no all'amore tossico, sì alla vita, al divertimento, ma soprattutto insomma dobbiamo stare sempre bene e felici. Ecco, ti abbiamo visto anche impegnata esattamente dopo il coronavirus, tu sei stata sempre con chi ti ha amato tanto, certo. Hai offerto la musica, ma soprattutto la tua simpatia. Ma bisogna sempre dare una mano a chi è meno fortunato di noi, è una cosa che ha riguardato tutti e quindi tutti noi potevamo essere coinvolti in un problema come il Covid. Spero che finisca prima possibile, perché ancora mi emoziono solo al pensiero, perché ero pronta già a marzo con il singolo, però non ho avuto proprio l'umore di farlo uscire a marzo perché non era il tema adatto in quel momento. Ora con Bye Bye è una rinascita, ma come tanti altri pezzi di altri miei straordinari colleghi che stanno uscendo in questo periodo. Quindi dobbiamo invitare a comprarlo questo disco. Ma non è, si possono ascoltarlo su iTunes e su YouTube, quindi lo potete acquistare tramite le piattaforme digitali, perché questo è il singolo, il disco uscirà nell'inverno prossimo. Mi dici che sono importante, per me è importante se lo dici tu. Pensavi fossi una di tante, allora non scrivermi più, più, più. Pensa quello che vuoi, non funzionerà tra noi e la colpa ce l'hai tu. Siamo con il titolare del Caffè Gambrinus, Antonio Sergio, quindi Antonio, tu hai voluto ovviamente presentare Anna perché è una carissima amica, ma merita perché è bravissima. Sì, merita. Anna Veni ci conosciamo da un sacco di tempo e quindi io seguo passo passo le sue avventure canore. Poi dall'altro lei abita qui a pochi passi di Via Chiaia, ma ci siamo presentati di buon grado perché vogliamo portare Napoli a un livello. Christian Level è un locale storico che sta nell'Associazione dei Locali Storici d'Italia e quindi a detto degli altri è più rappresentativo. Noi attraverso questa collaborazione con Anna vogliamo portare Napoli ai livelli che gli competono, quelli pari a Milano e Torino, perché là dobbiamo riconoscere, sotto questo profilo lavorano meglio di noi. Noi stiamo cercando di alzare un poco il target di questi eventi, dandogli la giusta importanza e presentando artisti di valore e di rango. E Anna è una di quelle. Noi gli auguriamo buona fortuna e in bocca al lupo. Perfetto, noi completiamo questa trasmissione ovviamente con questo augurio che Napoli si riscatta e faccia vedere le cose belle che riescono a fare gli imprenditori che hanno coraggio. Un cordiale arrivederci da Mario Orlando.